Presidente, questo è l'ultimo appello possibile, un emendamento soppressivo per dire ai colleghi fermatevi. Fermatevi, Presidente, perché state creando un precedente molto pericoloso, soprattutto in un paese a rischio come il nostro, a rischio sismico, a rischio idrogeologico. Capite che state affermando il principio che a ogni disastro naturale noi possiamo rispondere con un condono? Chi dirà ai prossimi cittadini sott'acqua o vittime di un terremoto che loro invece il condono non lo possono avere? State creando un precedente pericolosissimo. State dicendo che per ricostruire in questo paese si passa da questo tipo di normativa, non affermando la legalità, ma cercando l'eccezione. E su questo non vi fate scrupolo ad appoggiarvi a una maggioranza molto più vasta di quella che vi tiene al governo. Ma non vi viene un dubbio? Io non lo so, i colleghi dei 5 Stelle, ma non vi viene un dubbio? Ma io vi ho incontrato in questi anni sui territori, a fianco dei territori, sulle battaglie ambientali, ma com'è possibile? Entrati qua dentro, i vostri dubbi sono finiti? State consentendo un nuovo condono edilizio ad Ischia e dopo parleremo di quello che sta succedendo in centro Italia. Lì addirittura andiamo a sanare tutto ciò che è stato costruito abusivamente, certamente un altro tipo di abusivismo per quanto riguarda le dimensioni e la fattispecie, ma addirittura il giorno prima del terremoto. Non ho capito, dobbiamo augurarci in questo paese di avere un disastro naturale così possiamo avere un condono? Così possiamo vederci sanare un reato? Questo? Siete andati al governo per affermare questo? È questo il cambiamento? Io veramente non so più come dirvelo. A me non mi interessa una battaglia di parte, io voglio coerenza da parte vostra e le parlo ai 5 Stelle perché guardate, la Lega è più che coerente, perché ne ha firmate altri due di condoni edilizi in questo Paese. Ma voi su questo state facendo una partita pericolosissima ed è uno scambio, tant'è che quando nel vostro movimento si sono alzate le prime voci di dissenso, la Lega ha detto sul condono fiscale, la Lega ha messo in discussione il condono edilizio su Ischia. Si è visto, guardate, sui giornali si è visto benissimo, nelle battute che vi fate, nei tweet che vi scambiate, perché avete anche questa abitudine di discutere il patto di governo via tweet e sui giornali, e l'utilizzo dei social da questo punto di vista è deleterio. Si è visto benissimo che c'è uno scambio in corso. La Lega fa il condono fiscale e a voi è consentito di fare il condono edilizio. E questo condono edilizio ha la firma di Di Maio e io l'ho chiesto al Ministro dell'Ambiente che venga in aula, se c'ha il mal di stomaco, venga in aula a fermare questo scempio. È insopportabile un Ministro dell'Ambiente che dice che c'è il mal di stomaco, che ci vuole ancora l'aggiustino e facciamo un passettino in avanti. Il generale Costa, io l'ho visto combattere l'abusivismo edilizio, guidare le demolizioni. Dov'è la coerenza? Non si va al governo per cambiare idea. Io pensavo che eravate andati al governo per cambiare le cose, non per cambiare idea.